Veneto, ora la linea dentro ai fatti. Grazie Viviana, bentornata dentro i fatti. Tra un po' parleremo anche di questo, i 25 anni dalla strage di Via D'Amelio. Prima però continuiamo a parlare delle periferie d'Italia e non soltanto, delle città, delle nostre città che in alcune zone sono diventate veramente pericolose. Vado a Bologna da Lucia Borgonzoni della Lega Nord, consigliera comunale di Bologna, perché abbiamo parlato di Napoli prendendo spunto dall'articolo del Sun, abbiamo parlato di Milano e adesso vogliamo parlare di un'altra grande città come Bologna, con lei Borgonzoni, che è sempre stata molto attenta anche alla realtà periferica di questa città. Com'è la situazione? Sicuramente Bologna rispetto a 5-10 anni fa è cambiata totalmente. Noi non avevamo né occupazioni né situazioni altamente critiche fino veramente a un paio d'anni fa. Ora abbiamo avuto una serie di occupazioni, c'è stato uno sgombero anche l'altro giorno e vorrei dire che ad esempio una delle famiglie sgomberate ha occupato immediatamente un'altra casa l'attimo successivo, cioè non sono passate neanche 24 ore perché rioccupasse. Condivido il fatto che c'è un problema dell'abitare, che va risolto, cioè vanno messe sul mercato delle assegnazioni delle case popolari tutte le case che comunque ad oggi sono sfitte perché hanno bisogno di una manutenzione che non viene fatta dalle amministrazioni, un po' perché non trova i soldi quando per altre cose le trova, un po' per le lungaggini, i tempi dei bandi, degli interventi, e queste vanno messe sicuramente sul mercato. Dall'altra parte però va anche iniziato a dare una logica nel tipo di assegnazioni, una logica nel senso bisogna dare dei tetti percentuali, perché se noi continuiamo a mettere persone che o dichiarano di essere sotto la soglia di povertà o sono stranieri negli stessi comparti, noi creiamo delle proprie bomba orologeria, perché noi ad esempio abbiamo Selva di Pescarola, che è un quartiere vicino in Bolognina, vicino a Piazza dell'Unità, che forse è un po' famosa per tutti per la questione anche di Occhetto, e lì in questo comparto abbiamo come persone che dichiarano di avere meno di 7.500 euro di ISEE all'anno circa il 60%, così come un 55% che sono straniere. Ovvio è che lì non ci riesce a essere né il mutuo soccorso fra le famiglie che sono all'interno, né un'integrazione come dovrebbe essere l'integrazione. Poi però dobbiamo anche capire dall'altra parte che se continuiamo a dare le assegnazioni basandoci solo sull'ISEE, non controllando il patrimonio all'estero che hanno gli stranieri, non cercando di inserire tutte le nuove povertà all'interno dei parametri per assegnare le case popolari, noi abbiamo le assegnazioni che vanno di fatto quasi tutte gli stranieri, perché in una città come Bologna, dove gli stranieri rappresentano 14% della popolazione, il 67% delle assegnazioni viene fatto a stranieri, per cui diventa un problema sociale, un problema di scontro sociale che si è innestato in un'altra situazione nelle grandi città, quella legata all'immigrazione che stiamo vivendo. Ecco, vorrei sentire Borgonzoni.